martedì 20 aprile e ancora sì. Fa freddo. Ecco, esatto, chiediamo no, di illuminarci, ma anche di portare un po' di sole se può, a Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Buongiorno Nikos. Ciao, buona giornata. Buongiorno. A voi, ben ritrovati. Buongiorno. Buongiorno. Noi abbiamo parlato di estate, di spiagge, di mare, ci siamo proiettati in avanti, ma quando arriva no, la primavera, banalmente? Sì, guarda, in realtà dopo quella breve, diciamo, parentesi finestra di fine marzo con temperature un po' folli, perché abbiamo raggiunto i 26-27 gradi che ci avevano dato un po' l'abbaglio di un'imminente estate, la prima parte di aprile è stata parecchio fredda, con temperature ben al di sotto delle medie del periodo, e tuttora lo siamo perché manca proprio un potente anticiclone. C'è una lacuna varica sul Mediterraneo che tra l'altro è alimentata da aria fredda dal nord Europa, quindi insomma anche nei prossimi giorni temperature non particolarmente elevate, proprio di notte e al primo mattino insomma ci vuole ancora la giacca, perché sono temperature sotto i 10 gradi, abbastanza fa fresco. Senti, ma è uguale in tutta Italia o al sud cominciano a fare un po' di bagnetti? No, ancora un po' presto, perché dicevo anche nei prossimi 2-3 giorni ci sarà un po' di instabilità durante il pomeriggio, sia al centro sud sulle zone interne, Appennino, però anche al nord. Oggi è una bella giornata, ma giovedì potrebbe ritornare qualche breve acquazzone, quindi fino a giovedì temperature sotto le medie del periodo e ancora qualche fenomeno pomeridiano. Poi nel weekend invece arriva dell'alta pressione, con l'alta pressione anche le temperature aumenteranno, quindi notizie positive per sabato e domenica, con un po' di sole e temperature su molte zone proprio durante le ore centrali del giorno, che di poco però insomma supereranno i 20 gradi, quindi torniamo verso la normalità della primavera. Senti, ecco. Nikos, un flash, siamo quasi in chiusura, dal prossimo lunedì c'è tanta speranza per quei locali, no, che possono far accomodare le persone all'aperto, e quelli che sono contro le riaperture dicono tanto lunedì 26 piove. È vero, hanno ragione, oppure insomma la prossima settimana sarà riapriamo e pioverà. Non voglio tirarmi le frecciate, no. Però effettivamente dai modelli potrebbero tornare le piogge su alcune zone del centro nord, mentre il sud Italia potrebbe vivere una fase più stabile, più soleggiata, anche con temperature in aumento, quindi sicuramente meglio al sud, sicuramente. Grazie davvero e a prestissimo, ci risentiamo quando fa più caldo, Nikos. A Va presto, bene, ciao Nikos Chiodetto. Ciao, buona giornata a voi.